italiana Zerilli Marimò, la mostra fotografica del fotografo e regista milanese Fabio Caramaschi, dedicata allo Zambia. Fabio Caramaschi, fotografo, documentarista, e con il mal d'Africa, come si deduce dai tuoi ritratti? Beh sì, diciamo che in Africa le persone che stanno peggio probabilmente sono gli africani che vivono lì, quindi il vero mal d'Africa sanno loro cos'è. Però certo che per chi c'è stato e ha avuto l'opportunità come me di incontrare un mondo che veramente insomma somiglia molto a qualcosa che ci ricordiamo vagamente che doveva essere il mondo prima, molto prima che noi nascessimo, una nostalgia c'è, cioè, è un posto dove la gente anziché combattere l'uno contro l'altro, lotta unita per cercare di combattere contro la natura, per sopravvivere, c'è l'empatia fra gli esseri umani, c'è un concetto di vicinanza. Fisica, spirituale, qualcosa che insomma, secondo me appartiene all'essere umano e che forse abbiamo sbagliato anche a sottovalutare, quindi un po' di nostalgia sì, insomma. Io avrei voglia di andarci anche adesso, diciamo la verità, eh, avendo la possibilità di tornare indietro, naturalmente è parecchio più semplice. Sono posti molto difficili, insomma, le persone guadagnano, cioè un professore universitario guadagna 25 dollari al mese. Eh, tutto è un po' più complicato di qui, insomma. Dal punto di vista fotografico è favoloso fare ritratti agli africani perché hanno una maniera di rappresentarsi piuttosto orgogliosa, io trovo la dignità molto fotogenica. E siccome diciamo lavoro con una macchina enorme, una vecchia Graflex degli anni 50, hanno tutto il tempo di decidere come rappresentarsi di fronte alla camera e credo che questo sia un po' l'elemento chiave del gioco, nel senso condividiamo questo territorio della rappresentazione per cui io mi metto lì e loro aspettano con calma che si decida assieme qual è il momento da scattare. È un tipo di gioco un po' diverso dalla fotografia cosiddetta istantanea o, no, che pretenderebbe di sorprendere la realtà come se il fotografo non ci fosse, io ci sono. Ed è per questo che ci sono le foto e ci sono i soggetti, hanno la loro parte di responsabilità nella, nelle immagini che si fanno. Cioè in poche parole la scelta della camera è un, un po' un ritorno al passato. Ma diciamo, se il passato significa cercare di avere una qualità fotografica anche nel lavoro di reportage, senz'altro sì, nel senso che quando i fotografi usavano questo tipo di attrezzatura, diciamo che portavano a casa dei materiali fotografici di una qualità eccezionale, anche girati, filmati in condizioni estreme, evidentemente è possibile. Lavorare con negativi 4x5 pollici consente ingrandimenti enormi, la definizione. Io sviluppo tutto, sono un artigiano, quindi eh, la dimensione materiale dell'oggetto è importante, cioè le pellicole sono l'opera, poi la stampa ne è una interpretazione e così diciamo che la fotografia cosiddetta fine art continua a esistere insomma grazie a qualche vecchio dinosauro che la pratica e anche fortunatamente a qualche raro mercante che la commercializza. Insomma, in poche parole vuoi dirci che la tecnologia è completamente esente. Dai tuoi processi fotografici? Beh, no, diciamo, l'aspetto tecnologico sicuramente esiste anche nella chimica. Per esempio, io lavoro con la chimica fotografica, cioè faccio delle operazioni per aumentare le zone di grigio per esempio, quindi diciamo opero con una sovraesposizione e un sottosviluppo con maggiori diluizioni come il vecchio Ansel Adams, come anche Weegee qui a New York facevano con macchine di questo genere è tecnologia questa, solo è tecnologia chimico-ottica, una tecnologia precedente a quella digitale non necessariamente superata, come diciamo la pittura, ha continuato a esistere anche dopo l'esistenza della fotografia, così anche dopo l'inizio della fotografia digitale, la fotografia fine art continuerà a avere un suo mercato, una sua ragione d'essere. O almeno io, questo è quello che mi auguro, francamente, perché diciamo, ho intenzione di continuare comunque con questo tipo di supporti. Velocemente, i tuoi progetti futuri. Diciamo che sto portando avanti una produzione di un documentario su un gruppo di Tuareg del Niger che vivono in Italia ormai da parecchi anni e contemporaneamente lavoro per delle agenzie delle Nazioni Unite facendo dei filmati che documentano un po' la, la realtà di paesi in via di sviluppo, soprattutto in Sudafrica o in Sud America e naturalmente il mio progetto futuro è che domani mattina prendo la Graflex, la tiro fuori dalla teca dove è qui nella mostra e vado a fare dei ritratti a Brooklyn, nel senso la macchina è tornata a casa. Questa macchina fotografica è stata comprata per posta negli Stati Uniti nel 1950 da un fotografo genovese che quando è morto a 90 anni ha richiesto ai nipoti che la macchina l'avessi io, quindi io sono andato a Genova, ho recuperato la macchina e l'ho portata per la prima volta in America. Quindi direi che un progetto piuttosto imminente è quello di realizzare delle immagini in questa città un po' diciamo, irresistibile per un fotografo. Cioè New York City è un posto dove è difficile non fare fotografie se uno diciamo, è appassionato come io sono di questo tipo di stranissimo strumento. di Espressione, perché insomma non si tratta di riprodurre la realtà, ma di mettercisi in mezzo, in particolare con una macchina di quella misura, non ci si nasconde certo dietro a un teleobiettivo. Insomma. Tra gli organizzatori di questa mostra troviamo Giuseppe Liverani, editore della Cartabook, che ha pubblicato il libro Zampia di Fabio Caramaschi. Carta Books è una società che ormai ha 16 anni e da due anni è stabilmente impiantata anche a New York, anche se i nostri primi libri li abbiamo distribuiti oltre 11 anni fa. È un'iniziativa di cui sono molto contento, qua alla casa Zerili Marimò, finalmente la nostra prima iniziativa di un fotografo molto talentuoso. Che fa questo viaggio, ci porta in questo viaggio fantastico in Africa attraverso i suoi ritratti, attraverso i suoi scritti, una storia tutta da vedere e da leggere. Non è che voglio proporre il nostro libro come lettura, ma in effetti è un libro fotografico da leggere e non solo da sfogliare. Eh, siamo molto contenti in questo periodo perché proprio l'altro ieri, sempre in un istituto italiano, l'Istituto italiano di cultura, si è inaugurata una mostra straordinaria di disegni di Fausto Melotti, uno dei, più nostri, uno dei nostri più grandi scultori. Eh, in contemporanea c'è una mostra in una prestigiosa galleria americana a Guavella e all'istituto ci sono questi disegni e anche piccole sculture, ce n'è una anche molto grande con un nostro piccolo libro eh, che è l'inizio di una nuova collana per l'Istituto Italiano di Cultura. I quaderni dell'Istituto Italiano di Cultura che seguiranno a settembre con un altro per la grande mostra che verrà fatta al MoMA di Morandi e all'Istituto verrà fatta una piccola mostra ma molto eh, preziosa e anche... La, alla casa Zerili Marimò di disegni e incisioni di Morandi e anche quelli saranno accompagnati da un quaderno siglato carta. Per cui iniziative culturali a tutto spazio, dalla letteratura alla pittura, la fotografia, la scultura, quali sono i prossimi progetti? A parte Morandi, proprio sempre con l'Istituto Italiano di Cultura forse inizieremo anche i quaderni eh, di letteratura. Per carta, che è una casa editrice soprattutto d'arte, fotografia, design e architettura, si cimenterà anche in questo settore proprio partendo, partendo da New York. Eh, la stagione si presenta la prossima stagione autunnale molto ricca di iniziative avremo Cara Walker avremo Igstein avremo un bellissimo libro che distribuiremo la cui mostra è iniziata adesso ma la distribuzione inizierà solamente la prossima stagione autunnale di Rebecca Orna Il titolo tra i più prestigiosi della prossima stagione sarà anche Peter Greenway che ha inaugurato a Milano la sua ultima cena tra mille polemiche perché ha fatto un intervento per l'appunto sul cenacolo. Noi abbiamo oh, riprodotto il cenacolo in un libro, uno a uno, anche qua un libro da, da portare a casa e quasi ricostruirsi il cenacolo su una parete.